Ciao da Dove al Sud, oggi siamo a Roseto Capospulico con Daniele e Daniela. Allora cominciamo a vedere il castello Federiciano, che bello, e questa spiaggia di pietre, e poi lo scoglio in Cudine, caratteristico questo, Daniela? Sì, è molto caratteristico qua. Viene chiamato anche fungo. Facciamo una panoramica sulla spiaggia, è tutta di pietre. Qui c'è la spiaggia libera e la spiaggia attrezzata. Ci troviamo sotto il castello Federiciano qui a Roseto, guardate che bello. Qui di pomeriggio poi diventa tutta all'ombra, si sta benissimo. Guardate il mare, bello trasparente. E qui c'è una poltrona naturale e Daniela fa la sirenetta. Si sta benissimo qua. Bellissimo. E siamo arrivati a Monte Giordano Marina. Vediamo questa spiaggia di pietre e ghiaia. C'è la spiaggia libera e la spiaggia attrezzata con i lidi. Guardate che bello, con le palme. Completiamo la panoramica su questa spiaggia. Siamo sempre a Monte Giordano. Guardate, c'è Daniela che guarda l'orizzonte, ha trovato delle pietre grandi. Qua ci sono. Quella si può usare come sedia, Daniela. Sì, è veramente comoda. E siamo arrivati a Rocca Imperiale Marina. Guardate che bel mare, qui siamo di mattina presto e c'è una pace. Faccio una panoramica così vediamo un po' la spiaggia di pietre. C'è pietre e ghiaia. Poi c'è la spiaggia libera e la spiaggia attrezzata. Ritorniamo da Daniela. Cosa hai trovato, Daniela? Un sasso a forma di cuore. Ah, che bello. Ed eccoci a Amendolara Marina. Vediamo questa spiaggia di pietre. Laggiù c'è la spiaggia libera, la spiaggia attrezzata di Amendolara. Facciamo una panoramica. Ecco, guardate il mare, bello trasparente. E poi, che spettacolo, la torre spaccata di Amendolara Marina. Guardate che forte. Daniela prova a sollevare una pietra bella grande sotto la torre spaccata di Amendolara. Ce la fai? No, non si muove di un millimetro. Stiamo percorrendo la strada statale 106 Ionica per vedere insieme a voi tutte le spiagge della provincia di Cosenza sulla costa Ionica. Attenzione, ci sono diversi autovelox qui sulla 106. Non correte! E adesso siamo arrivati a Trebisacce. Vediamo un po' questa spiaggia, siamo sul pontile, guardate che spettacolo, si vede la spiaggia e dietro il paese, Trebisacce, il centro storico. Vediamo un po', c'è la spiaggia libera, la spiaggia attrezzata con i lidi, facciamo una panoramica. Eccola. Ecco, vediamo un tuffo in diretta dal pontile. E poi ci giriamo. Ci spostiamo, ecco la spiaggia, chi c'è là? Daniela! Daniela! Eccola! Che facciamo, il bagno? Facciamo il bagno qui a Trebisacce. Vai che ti raggiungo! Stiamo aspettando al semaforo che diventi verde, è rosso. Sì, tra poco. Attendiamo, attendete insieme a noi. Ce l'abbiamo fatta, guarda. Ok, andiamo. Stiamo andando a Villapiana Lido. Ecco anche il vecchio cartello. Camminiamo. Ed eccoci, siamo arrivati a Villapiana. Daniela, che fai con il salvagente? Sì, devo andare a fare il bagno. Poi ci facciamo una bella nuotata senza, però. Vediamo qui il mare di Villapiana. Guardate, c'è un sacco di gente. Che bello il paesaggio. C'è la spiaggia attrezzata, la spiaggia libera. C'è la sabbia e c'è un po' di ghiaietto, ma pochissimo, si sta bene così scalzi. Ti piace, Daniela, qui la spiaggia? Sì, è bella, si può stare tranquillamente. Eccoci, stiamo per visitare un'altra spiaggia. Qui siamo al fresco, ci sono i pini. Che facciamo, rimaniamo qua al fresco, Dani? No, andiamo in spiaggia. Beh, andiamo a vedere questa spiaggia. Eccoci, siamo arrivati su un'altra spiaggia. Facciamo vedere una panoramica. Guardate che bel mare. Ed ecco Daniela. Daniela, dove siamo? Alla Marina di Sibari. E che fai? Giochi con
il secchiello con le palette. Beh, al mare torniamo tutti bambini. Cioè, vediamo un po' questa spiaggia. C'è la sabbia che è un po' grossolana. L'acqua, come vedete, è bella trasparente. Guardate che paesaggio. E c'è sia la spiaggia attrezzata che la spiaggia libera. Beh, quasi quasi prendiamo il cruciverba per il mare, Dani. Sì. Quale hai scelto? Questo. E rieccoci, siamo arrivati a... Daniela si è posizionata sul pedalò. Facciamo un giro dopo sul pedalò. Vediamo, vediamo un po' questa spiaggia. Questa spiaggia è di sabbia grossolana e di pietre. Guardate che bel mare con il paesaggio. Faccio vedere un po' la spiaggia, guardate. Che bella! Questa è la spiaggia di Corigliano Rossano, in Calabria. Stiamo visitando le spiagge della provincia di Cosenza, nella Costa Ionica. E adesso siamo arrivati a... Rossano in spiaggia! Vediamo un po' com'è questa spiaggia. Ci sono le pietre, la ghiaia, la sabbia, c'è la spiaggia libera, la spiaggia attrezzata con i lidi, vediamo il mare. Ed ecco la spiaggia di Rossano, in Calabria. Ciao da dove al sud! Ciao da Daniele e Daniela! E le spiagge della provincia di Cosenza!